Rieccoci con la parte 2 di 2 del claim del muori. Chiamiamolo così. Una serie pure sui drammi mia. Allora, innanzitutto, grazie a tutti per i messaggini carini. Ah, mi imbarazzo sempre a leggerli. Però veramente, grazie. E io li leggo tutti e rispondo a tutti, eh. Per esempio su Instagram io rispondo a tutti almeno una volta, perché mi stanno sulle, diciamo, come si chiamano, le chat da avviare. Lo sapete meglio dei miei Instagram come funziona. E quindi stanno tutte in fila, le posso vedere. Poi quando vanno sulle chat avviate scalano e si perdono le la notte. Quindi almeno una volta vi rispondo comunque. Ok, scusate poi se non mi vedete più. E allora mo vi dico come andata a finire, perché c'è sta tutto in questa storia: suspense, intrighi, tradimenti, tensione, freebooter. Andiamo con ordine. Innanzitutto non me hanno strikeato, regà, l'ho detto, ma hanno claimato, copyrightato, non lo so. In pratica devo dividi i guadagni con questi, con sta nuova iconcina mezza verde. Io appunto mi sono cagato sotto, perché me ne sono arrivati 8 tutti insieme, e io ho passato proprio le fasi, prima la tristezza, poi l'accettazione, poi la rabbia, e poi li ho controversiati tutti alla fase rabbia. E allora sì, con la controversia mi potono mannare 8 strike. Capito perché stavo a sudare? Ho detto, raga, l'ho detto un'altra volta, però faccio chiarezza un'altra volta. Non vi preoccupate, ancora non mi avevano stricato. Per far chiarezza su come funziona questo magico mondo, le iconcine del muori. Questa vuol dire monetizzato, ed è la cosa più bella. Questa vuol dire demonetizzato. In teoria te dovrebbe mettere le ads, quelle rumene, vietata ai minori ai 18 anni, ma non te mette mai niente. Te cacciano da tutte le playlist, dai tendenze. Questa è male puro. Questo è claimato, copyrightato, chiamalo come te pare. Cioè le ads se le acchiappa gli ha fatto il claim. Bastardi maledetti. Dipende ovviamente, però. Questa è steccamo le ads, appunto, le concina nuova che non avevo mai visto. E poi c'ho strike, che non so com'è, non lo voglio sapere. Secondo, non m'hanno claimato i Simple Plan proprio. Ma da pare che sono venuti i Simple Plan a claimarmi? L'ho fatto vedere chi è stato, sta gente strana, che se sono rivelati, mo te lo dico. Quindi sono condannato a dividere i guadagni con sta gente, che se sa manco chi è. Ma a sto punto preferirei dividerli con i Simple Plan. Anche se avrei detto mazza per 3 secondi di cazzone, ma ringrazia che la gente sta risentendo. Però vabbè, nella puntata prece previously eravamo rimasti che aspettavo il verdetto di sti 8 claim, che potono essere 8 strike, che con 3 te cacciano, capito perché? E aspettavo le risposte degli YouTube, che l'avevo contattato a dio. Dopo il video, magicamente, le prime 5 che avevo claimato, le prime 5 erano tutte gli Harry Potter tra l'altro, me l'hanno tolto il claim. Poi alle ultime 3, no. Ma perché? È uguale, uguale identico l'esempio, uguale. Poi mi ha risposto YouTube il giorno dopo. Grazie YouTube, sempre velocissimo, eh. Il giorno dopo che mi hanno sclimmato, ho perso 2 o 3 giorni di ads, forse per loro. Perché io l'avevo contattato? Uno per questo, 2 perché si è scoperto che sta gente che mi ha climato so fake. So fake, non c'hanno i diritti, ci stanno i peggio video di denuncia su sta cosa. Infatti mi pareva strano che in 8.747 me claimassero per una canzone dei Simple Plan. Cioè tutti questi c'hanno i diritti della canzone dei Simple Plan? E io l'ho scritta a YouTube. No, oh, ma questi so fake, ma che è davvero, sto per essere claimato da fake, mo me cacciano per fake. E io ho sbroccato proprio, guarda, gli ho scritto i peggio cose. Non mi sono regolato col senno di poi a YouTube, Se non mi hanno cacciato mo, non mi cacciano più. Gli ho scritto complimenti per rewind, il video più dislikeato. Stavo cacciato, stavo. Non siete manco buoni a beccare i film che climbano. Vado su Twitch. E peggio cose. In inglese è mancano. E loro non. Mamma mia, mi potevano. Grazie a YouTube che sono stati pazienti. E io ho detto che me ne hanno tolte 5 e lasciate 3. Ma perché? A caso proprio? Poi mi hanno risposto quando già ho risolto da solo, no? E mi hanno detto: abbiamo segnalato il problema internamente. Poi mi fanno tagliare, no? Perché ci sta, invia feedback oppure chiedi l'aiuto. A parte che io ci dovrei avere la chat. Dopo i 100.000 iscritti, non c'ho la chat. Ma va bene. Io ho pure scritto, non mi hanno risposto perché non c'ho la chat. Boh, vabbè. Però tu devi mandargli il feedback, tutte le cose. Ok, io lo mandi. Te mandano la mail, ce lo ripeti pure qua. E io ripeti, ti scrive una tizia, mi ripeti che è successo, e io ripeti, però porca puttana, ma quante volte devo ripetere? Ma che davvero? Adesso mi scrivono, invia una cosa interna agli ingegneri e vaffaculo, vai, ma vaffa, come sta a piar per culo. Cioè, poi ti rispondo, per esempio, sta cosa, 3, sono ancora con sta cosa mezza verdina, che a sto punto non lo so che faccio, perché se glielo ricoso, capace che mi stregano sul serio, ma guarda se uno deve vivere che ha paura, porca puttana. Poi gli dico, ma sta cosa della monetizzazione, quant'è la percentuale? Dipende da quanto loro, che non c'è scritto da nessuna parte, quanto loro hanno i diritti. Ma poi voi scrivete, oh, mi sembra un numero, 20%, 30%, voi rispondi alle domande che uno ti fa, YouTube.
Vabbè, c'è. Avete capito? È finito tutto bene per adesso. Appunto, io potrei fare la controcontroversia. Però, ma piaste sti speech e vaffanculo. Perché sti fecche se me stregano pure rosico. Ma te rendi conto? Grazie a tutti, ripeto. Grazie anche a Lilletta e al gatto che mi ha fatto caga sotto di meno. Che mi ha detto: guarda, che se so 8 strike per sempre i Simple Plan. Anche se te fanno 8 volte, se vale solo con uno strike. Però so 8 video, 8 strike. Guarda, io non lo so come funziona YouTube. Grazie, Lilletta. Grazie. Ma soprattutto grazie al gatto. Grazie, Graziella, e grazie al gatto. A presto con Berserk. Oh, tanto per rimanere nei video fammi i sordi, non verranno demonetizzati sicuramente. Ciao ciao.